Vincenzo, Piero, ok. Ovviamente Ypsilon, avendo anche una componente materica del lavoro, è rimasta un poco indietro, però credo che ci siamo, ok. Anche io sono molto, molto felice e soddisfatto di come è andato questo laboratorio. È cominciato con dei problemi aggiuntivi rispetto, diciamo, a quelli fisiologici. È venuto meno un docente all'inizio, Mino Marangi, Roberto Covolo, fatto un po' il pirata, oggi non c'è, così come ieri, ho avuto dei problemi all'ex FAD, però sono felicissimo che tutti gli studenti e i docenti siano riusciti ad organizzare e auto-organizzare per portare avanti i lavori, l'hanno fatto in maniera diligente e splendida. Magari lascio le mie considerazioni, perché avrei da dire altro alla fine. Non so le slide come sono state organizzate, ma chi comincia? Scelgono loro, quindi a piacere. Piero, Mariangela, Vincenzo, poi non so come vi siete organizzati per l'esposizione delle slide. A chi va? Vuoi cominciare? Un applauso a Vincenzo Guerra. Che era quella di SOS, una richiesta, ovvero quella di progettare un sistema di arredi che sia funzionale sia a SOS che ad altri ambiti simili a SOS e non solo. Il nostro idea del progetto è, non è voluto partire dal creare un arredo e quindi restringerlo ad uno spazio, come quella richiesta di SOS anche ad esempio di spostarsi in un'altra sede, ma di creare un sistema progettuale, di arrivare alla radice del progetto e quindi abbiamo pensato a un metodo progettuale che riguarda appunto la costruzione. Siamo partiti da una fase di ricerca in cui ci siamo chiesti quali sono le caratteristiche che deve avere un oggetto per relazionarsi in uno spazio e poi siamo partiti dall'utenza. L'utenza attuale, ovvero il posto in cui abbiamo lavorato, il Fab Lab di SOS, è l'utenza potenziali, vediamo dei punti di continuazione perché l'idea del metodo è che sia infinitamente replicabile in qualunque contesto. Questo è il risultato, appunto. L'icona del mancino è perché connette sia fisicamente che idealmente chiunque lavora all'interno di questo progetto, proprio perché è un progetto open source e qualunque parte di questo progetto deve essere liberamente fruibile e modificabile. Il risultato del nostro lavoro è appunto uno schema progettuale, un flusso di progetto da seguire, meglio che invitiamo a seguire. Nella prima parte possiamo vedere un'analisi della partenza in base a quello che si ha all'esigenza e ai materiali, quindi cosa andrà a connettere questo oggetto, su che tipo di materiali si può lavorare, si vuole lavorare, la tecnologia e le configurazioni che può assumere. Questa fase può essere una fase parametrica, l'abbiamo sviluppato come una fase parametrica sia digitale che analogica. Qui infatti vediamo come in Grasshopper abbiamo parametrizzato questo oggetto che è appunto un giunto, gestendo i diversi aspetti di questo giunto, ovvero cosa connette, in che modo, la dimensione dei fori e degli spazi. Qui vediamo ancora più nel dettaglio le possibilità con le quali si può modificare questo oggetto. Se lo volete comprare. La seconda fase riguarda appunto l'output che si ottiene, ovvero dopo aver lavorato, prototipato e costruito il proprio oggetto, invitiamo a condividere tutto il materiale prodotto anche per un'esperienza futura. Questi due tipi di output, quello analogico che è quello che vedete sul tavolo e quello digitale che riguarda appunto questo pieghevole che è una specie di manuale sulla costruzione e l'utilizzo del giunto che abbiamo sviluppato, quindi anche indicazioni tecniche sulla stampa in 3D più che su altre lavorazioni. Un output di file analizzabili, liberamente modificabili e hackerabili appunto a seconda delle esigenze. E questo è un output visuale di alcune possibili configurazioni, alcune che sono anche state realizzate.
La terza fase è quella che riguarda la condivisione, una condivisione che deve essere sì digitale, quindi attraverso delle comunità di sharing di modelli tridimensionali, come quelle menzionate, che più che altro è estremamente importante una condivisione analogica. Una condivisione analogica in uno spazio come questo e in altri spazi che permettono appunto la massima espressione di un oggetto libero, come questa tipologia di giunto. Grazie per la condivisione di questo metodo progettuale, e lì invece c'è Johnny che ci spiega come noi abbiamo applicato questo processo ad una nostra necessità. Se riusciamo a issare la bandiera. Grazie. Dopo aver creato, diciamo, tutto questo sistema, abbiamo anche voluto pensare a un prodotto che rappresentasse, diciamo, sia quello che il Virtual Self, ma anche la scuola open source. E per cui abbiamo sviluppato questo desk, che in realtà si ispira a una nave, nel senso che però nel senso non vale mai. Che però speriamo ci permetta comunque, nel senso, di navigare, diciamo, in questo mondo. E i processi con cui l'abbiamo fatto, abbiamo agito in una maniera contraria, ossia siamo partiti da tutti quei dati che abbiamo acquisito, e quindi da un modello parametrico, quindi anche più industriale, e l'abbiamo realizzato, diciamo, in maniera molto più artigianale, utilizzando anche altri materiali e quindi metodi. Qui da vedere. Qui possiamo vedere un po' tutto il processo che abbiamo fatto, le diverse prove, test di rottura dei materiali, diciamo anche abbastanza alto, questo giunto si è rotto sotto una pressione di 80 kg, nel senso. E questo invece è questa rappresentazione, se vogliamo, è una rappresentazione più artistica del processo, l'errore è diventato un'opera d'arte. Qui c'è un po' la rappresentazione, diciamo, di questo sistema configurabile, nel senso che ha diverse tipologie di forme per poter creare appunto diverse tipologie di arredi, e qui invece c'è un modello più tecnico che mostra, diciamo, anche un po' l'ingegnerizzazione che abbiamo sviluppato su questi pezzi e, diciamo, il prodotto che poi effettivamente abbiamo condiviso con la rete e che speriamo, nel senso, che tante persone sviluppino e portino avanti. Un'ultima cosa, volevamo farvi vedere uno dei modelli che si possono generare dai clienti che abbiamo ipotizzato. Per i tempi di stampa molto lunghi abbiamo riproposto i modelli in legno, e questo modello è stato generato da quei giunti che abbiamo ipotizzato, e tutto questo sistema d'arredo, questo arredo è smontabile, quindi può essere ridotto al singolo elemento. Smontabile e riconfigurabile, diciamo che abbiamo anche un po' plasmato quello che era il concetto di modularità, ossia una modularità standardizzata, ma comunque una modularità che ti permette molteplici tipologie di configurazione, una modularità più creativa rispetto a quella che di solito viene proposta dall'industria. Prepariamo un attimo la situazione. Dateci un secondo soltanto. In realtà c'è un motivo, questa pausa è funzionale. Se qualcuno di voi non è mai stato qui, non ha visto Asimov com'era. E questo invece è importante. Era più bello. Ma funzionava bene. Ora è un parere grosso.
può cercare. No, è più questo. Era una di lui. Sì, allora. Ti ho rubato il corpo. Ma è previsto che stia accennando? Mario. Ah, Mario. Ok, perfetto. Allora. Dove volete? Allora, tanto per iniziare, questo, per chi non l'avesse mai visto, era Asimov prima che cominciasse questa edizione della... Non quello con cappellino. quello sulla sinistra. Sostanzialmente è un sistema che, dando una tessera a ciascuna delle persone che frequentano questo posto, è in grado di autenticarla tramite un meccanismo molto semplice che più o meno tutti avete già conosciuto ampiamente con i cellulari, quindi semplicemente un PIN, però è un sistema, un prototipo molto ben funzionante che dimostrava le potenzialità delle schede di prototipazione rapida, che naturalmente, diciamo, in questo periodo, ma ormai sono 10 anni che ne parliamo profusamente, hanno delle applicazioni che a volte sono solo giocattoli. Invece all'interno della scuola, quando abbiamo cominciato a pensare come dovesse essere fatto, scusate, il sistema di gestione e controllo degli accessi, avevamo immaginato una serie di funzionalità, non soltanto il fatto che si potesse aprire la porta, che meccanicamente, diciamo, è quello che questo sistema fa, ma anche pensare di fare una serie di cose, cioè una linea di sviluppo di questo prototipo era intanto ridurre il numero di componenti, dotarlo di funzionalità più avanzate, ma soprattutto farlo evolvere in funzione delle interazioni che le persone hanno all'interno della scuola, che è una cosa che a questo sistema, per la dotazione che aveva, non era possibile. Mentre, diciamo, questo nel dettaglio è quello che faceva, cioè sostanzialmente, ovviamente io potrei farci questa presentazione di un sacco di paroloni complicati, cioè potrei dire che il meccanismo è client server, potrei dire tante robe che a voi non servono. Sostanzialmente il discorso è questo: fino ad adesso gestivamo una porta sola, immaginando un posto che aumenta anche in dimensioni. Asimov deve essere in grado di poter gestire più porte contemporaneamente. Deve essere autonomo e non funzionante unicamente se la connessione a internet funziona, che per chi di voi ha più o meno la capacità di intelligere la foto di prima, si vede che c'è la connessione a internet perché c'è Ethernet, che più o meno conoscete tutti. Alcune di queste cose sono effettivamente delle limitazioni. Quindi la linea di sviluppo principale è stata portarlo su una scheda più performante e la, diciamo, continua a tenerla sul semplice. Dopodiché, in realtà, abbiamo analizzato una serie di problematiche che aveva. Alcune le abbiamo potute analizzare grazie ai feedback che ci hanno dato gli stessi partecipanti di XYZ, perché nel corso dei laboratori ci siamo divertiti moltissimo a fare sondaggi che servissero non soltanto per testare la reale funzionalità del sistema così com'era fino ad oggi, ma anche provare ad immaginare delle cose diverse, non ultimo il colore della veste grafica che Asimov avrà appena usciremo tutti da questa stanza, perché sarà finita l'installazione. Per la cronaca, Mohamed è un fenomeno. Va bene. Detto questo, alcune delle cose che Asimov non potevano fare erano relative al fatto che difficilmente sarebbero potute espandersi le potenzialità del sistema così com'era. Ora, lasciando perdere quell'acronimo complicatissimo, diciamo, adesso si può fare dotare Asimov di altre funzionalità. Ci hanno segnalato un problema, perché il PIN viene inserito 3 volte nel caso in cui uno lo sbagli 2. Ci hanno segnalato che era lento, diciamo, a ricaricare l'inserimento del PIN e abbiamo risolto anche questo. Detto questo, come vi dicevo, l'idea era quella di poter supportare più porte contemporaneamente e adesso, con una dozzina di acronimi molto complicati, può farlo. Sì, una cosa stupida, però, cioè, la semplicità di questo problema in realtà è notevole, cioè il tipo di feedback sull'usabilità di Asimov è stato veramente a presa diretta, diciamo, delle persone, cioè
dover reinserire inserire per forza un pin sbagliato perché avevi sbagliato la prima cifra è in effetti una cosa stupida, non ci era venuta in mente e quindi l'abbiamo risolta. Detto questo, ad Asimov, come vi ho detto, abbiamo aggiunto delle potenzialità. C'è molto da fare. Una delle cose che ci piace, non posso andare oltre perché se non si sente, forse sì, facciamo così. Una delle cose che ci piace pensare è il fatto che all'interno della scuola le persone usano gli spazi, ma il punto è come li usano, cioè che cosa fanno all'interno della scuola. Non so quanti di voi c'erano, ma giovedì scorso, durante questi laboratori, sono venuti a trovarci dei ragazzi che fanno indoor positioning, che è un altro parolone complicato, per dire che riusciamo a capire dove stanno le persone e in funzione della vicinanza con un oggetto piuttosto che un'aula che ha una funzione, facendo evolvere Asimov possiamo essere in grado di capire che cosa fanno le persone, che tipo di interazioni hanno e poi dal loro lavoro si può desumere come queste interazioni hanno abilitato la possibilità di uno sviluppo X qualunque che non sappiamo, anzi devo dire Y perché sennò di uno sviluppo qualsiasi. Quindi queste cose qui, questa in particolare, adesso si può fare e quando avremo la casa nuova lo fareste molto meglio. L'altra cosa che può fare Asimov adesso, per il tipo di implementazione che ha, è fare in modo che le persone che accedono al FabLab e che utilizzano i macchinari possano abilitare il macchinario, possano essere abilitati all'utilizzo e abilitare il materiale, il macchinario al funzionamento. Ok, in realtà questi il primo e il terzo punto sono molto interallacciati, soprattutto il secondo e il terzo, a dire la verità, perché è proprio quello il discorso, cioè nel momento in cui una persona entra qui dentro fa una cosa, tutto quello che fa può essere in qualche modo gestito dall'interazione con gli oggetti e questa interazione può essere studiata. Tra le altre cose, Y si è interrogata anche sul che cosa ce ne facciamo di questi dati. Abbiamo visto una serie di tool che possono essere molto utili per fare statistiche e ci siamo anche immaginati come fare a comunicare questi dati. Non sono in queste slide, però ci sono. Fondamentalmente, una delle cose che si può fare per far evolvere ancora Asimov è nell'installazione che vedrete sempre quando escono, ragazzi. si può aggiungere uno schermo il quale dia alle persone che vanno a fare l'accesso delle informazioni su statistiche di utilizzo della scuola corrente, statistiche con uno storico di utilizzo, numero di persone, numero di corsi, informazioni utili per lo svolgimento dei corsi o eventualmente gli orari di apertura della scuola, che sembra una cosa stupida, ma in realtà può diventare l'interfaccia fisica. Esatto, cioè con queste funzionalità diventa l'interfaccia per chi nella scuola non è entrato ancora. E quindi da adesso, diciamo, con questa linea di sviluppo queste cose si potranno fare, sono più vicine. Detto ciò, io... non è me che dovete applaudire, ma loro tre. Infatti, mo lo sto dicendo. Questi tre sono dei fenomeni, ne manca uno che in questo momento non c'è. Sono veramente in gambissima e hanno lavorato davvero, davvero bene. Io sono molto orgoglioso. Benissimo, grazie. Le fanno due. Allora io vi ringrazio e vado a bere. Adesso ciao. Anzi mi piace venire qua, però che l'hanno messo nell'angolo. Questi erano i due laboratori esclusivamente di Y, però Y includeva altri due tavoli che erano in asse con X e Puria
che mi è dispiaciuto che ti sei trovato solo con Nicolo a partecipare. Esatto, sei stato splendido, siete stati splendidi. Questo è un altro dei problemi che ci siamo trovati ad affrontare. E poi un tavolo in condivisione con il laboratorio di Zeta, che si è occupato con molte difficoltà di progettare un sistema che regolamentasse gli scambi all'interno della scuola. Penso che ci siano riusciti. Simona Morini all'inizio ha seguito questa cosa, che poi diciamo, è stata presa in mano stravolta, però abbiamo un output e sicuramente è un punto da cui partire. Io volevo ringraziare tutti perché ho imparato tanto da questi laboratori e il tema delle soluzioni connettive è un qualcosa che mi ha fatto capire che parametrizzare le cose e darle, metterle, condividere con gli altri in modo che si parli un linguaggio comune dà la possibilità di fare cose inimmaginabili. Questa intelligenza collettiva che si crea è davvero qualcosa di imprescindibile per il futuro, il nostro futuro, almeno io la penso così. Quindi diciamo, io che personalmente sono sempre stata una persona che analogicamente ha condiviso tanto, però digitalmente non è mai riuscito a mettere a sistema le cose, mi ritrovo ad essere davvero arricchito da questa esperienza, quindi ringrazio tutti. Io non so fare paragoni è una cosa brutta, però rispetto all'anno scorso ho trovato dei ragazzi che non che siete meglio, però mi avete dato delle grosse soddisfazioni, magari perché siamo più strutturati noi, non lo so, però io non so se me li ricordo tutti a memoria, vorrei provare a ringraziarli personalmente, ma non ho che vi vedo. Vincenzo Guarini è stato splendido per le autocostruzioni insieme a Nicolai Bongallino e Giorgio Bongallino, ancora sta là, Giorgio sta qua, che sono due fratelli, sono fantastici, sono amicissimi. Chi altro? Aspetta che ci arrivi. Ma tanto te ne dimentichi. No, sono tutti a memoria. Poi Omar Golli, che è quello con l'orecchino tondo grosso, che ha sviluppato insieme ai ragazzi che ha chiamato Piero prima, Omar, Jacopo Cardinali e Mohamed Fadiga, il cui cognome diciamo, è pieno di senso, non si è mai alzato dalla sedia e non è come il nome. Una cosa incredibile, cioè, è davvero imbarazzante, è stato davvero imbarazzante. No, io che diciamo, a volte cazzeggiavo qua e là, era votato. C'è anche Francesco degli Innocenti che arriva da un pianeta che si chiama Arus, che in realtà è una città della Danimarca, è venuto da lontanissimo e non lo so, io lo dico adesso con l'impressione che diciamo, rispetto alle tematiche abbiamo trovato qualcosa che davvero ti ha appassionato, però sono felice che sia riuscito a gestire e fare un giro anche agli altri tavoli, quindi diciamo, è molto un po' lo spirito di questa esperienza. Poi mi si è scordato un sacco di persone, mi sto dilungando un sacco perché sono andato nel panico. Però mi mando i messaggi su Facebook di ringraziamento. Mi sto scordando un sacco di persone sicuramente, prima di saperlo tutti e adesso. Oltre che Mariangela è docente, non conti, voglio ringraziare gli studenti. Io ringraziare Mariangela che da sola si è ritrovata a gestire senza diciamo, nessun tipo di assistenza, nessun docente, tutto che affiancava, ha avuto il polso di portare avanti l'espressione. Ringrazio anche Carlo Ferretti di Mandaiosca che tra poco presenteranno un sistema di crediti, giusto di Mandaiosca, che ricordo di Mandaiosca, che diciamo, vi racconteranno credo anche un po' che cosa è successo dall'inizio, non so se volevate scremarlo per togliere cose brutte, però non volevo raccontare. Vabbè,
Nicola Pisanti sta qua. Ho detto prima che si è immolato per la causa. Magari insomma, non volevi fare la visualization, però ti sei sentito in obbligo di farlo. No, no, ho capito che non la visualization. Puria ti ha minacciato. No, Puria è simpatico. Io sono voglioso. Vabbè, niente, io ho fidato.